Ciao ragazzi, bentornati sul canale. A seguito di quello che ormai sapete faccio durante le mie giornate lavorative a livello imprenditoriale, ma anche e soprattutto per quanto riguarda il mercato delle aste, il mercato degli stralci, l'aiutare le persone a risolvere le problematiche dei debiti o per esempio anche di comprare immobili all'asta o beni mobili all'asta, quindi sia con i privati che con gli imprenditori, abbiamo a che fare ogni giorno o a che fare ogni giorno. Oggi in particolar modo voglio parlarvi di un argomento molto importante, visto che comunque ogni giorno ha a che fare con questa tipologia di tematiche. E molto spesso mi faccio anche io la domanda se è giusto o sbagliato. Finanziamento sì o finanziamento no? Quali sono i pro e i contro? All'interno di questo video proviamo a risolvere e a dare alcune risposte. Se poi avete anche dei suggerimenti, lasciateli sotto nei commenti, in modo tale che possiamo contribuire ad aumentare quello che è il valore di questo video, che può essere un argomento di discussione veramente molto ampio. Io vi darò la mia opinione secondo quello che chiaramente vedo ogni giorno sul mercato. Innanzitutto dobbiamo capire che ci sono debiti buoni e debiti cattivi. Qui sotto vi inserisco anche dei link che possono esservi utili, eventualmente se avete bisogno di qualcosa, di un supporto o di una risposta in particolare, e per qualsiasi altra cosa lasciate qui sotto un commento. Innanzitutto ci sono due tipologie di debito che ho imparato in tutti questi anni a comprendere. C'è il debito buono e il debito cattivo. Iniziamo a fare un po' di distinguo. Il debito buono è quella tipologia di debito che tecnicamente dovrebbe ripagarsi da solo, cioè è quel debito che noi utilizziamo come leva finanziaria per cercare di aumentare il nostro patrimonio o aumentare il nostro flusso di cassa mensile o annuale, ma è appunto un debito che non ci toglie soldi dalle tasche ma li aumenta. È vero che all'inizio ci indebitiamo, ma appunto viene chiamato debito buono proprio perché è un debito che si ripaga da solo. Per esempio, un debito buono che mi viene in mente, uno dei classici, probabilmente avete avuto a che fare direttamente voi o avete sentito eventualmente, è quello dell'affitto. Se accendete un mutuo, per esempio, dove la rata mensile per comprare questo immobile è di 500 euro che dovete dare alla banca e riuscite a mettere in fitto lo stesso immobile dove non c'è andata a vivere, lo mettete in fitto per 700 euro, quello è un debito buono perché si ripaga da solo. Dai 700 euro pagherete 500 euro di fitto e chiaramente vi rimane un flusso di cassa positivo di 200 euro. In realtà potrebbe anche essere alla pari, cioè un debito buono dove c'è una rata di 500 euro di mutuo e un affitto di pari importo. È vero che sarete a zero, ma tecnicamente è un immobile che si ripaga da solo, perché comunque non state pagando voi la rata del fitto e fra 20 anni, 25 anni, dipende da quanto tempo dura il mutuo, voi vi ritroverete con un immobile pagato chiaramente da solo. È chiaro che io sconsiglio sempre in questo caso di andare a pareggio, perché è chiaro che l'immobile ha bisogno di manutenzione ordinaria e straordinaria, quindi mantenere almeno una percentuale che sia anche del 10% o del 20% in più rispetto alla rata del mutuo, come in questo caso, è già, quindi avere un flusso di cassa positivo anche di poco, per dire anche di 50 euro o di 100 euro, va bene perché, ed è meglio perché mettere da parte quei soldi ti permetteranno poi di coprire quelle che sono le spese ordinarie o eventualmente straordinarie fra 20 anni o 30 anni, per esempio. Il debito cattivo invece è quando voi comprate qualcosa che in realtà non si apprezza nel tempo. Mi viene in mente per esempio l'auto. Comprate un'auto da 15.000 euro, faccio un esempio, un'auto alla portata di tutti, di 15.000 euro, lo pago casomai con finanziamento, ma fra 10 anni, 15 anni, 20 anni, quel bene mobile non sarà di valore, non sarà proporzionato con la crescita che può avere un bene immobile, proprio perché per esempio l'automobile nel momento in cui esce dal concessionario già perde del valore, generalmente perde quello che è l'IVA, ok, in questo caso il 22% per come siamo messi in questo momento. Non solo compriamo un bene che non aumenta di valore, ma ci fa uscire dei soldi
in maniera molto costante: l'assicurazione, l'usura, la benzina, il bollo, eccetera, eccetera. Chiaramente l'auto, per l'esempio che mi viene in mente, è un bene che fa comodo a tanti, però ci sono tantissime persone che utilizzano per esempio l'automobile a leasing o l'automobile a noleggio, perché se hanno un'azienda riescono a scaricare gran parte di questi costi. Dipende poi chiaramente dalla vostra situazione, ma nella maggior parte dei casi, per la maggior parte delle persone, e molto probabilmente tu sei un privato con un'automobile e che, anche se hai comprato in contanti, in questo momento ti sta facendo uscire solo del denaro. Dov'è il problema quando parliamo di debito buono e debito cattivo? Non è una questione solo di scelte o di comodità, è una questione di rischio che poniamo alle nostre finanze. Perché uno degli aspetti più negativi è quando non riusciamo più a pagare, per esempio, un debito, perché se non si riesce a pagare, che sia un debito buono o un debito cattivo, ma a prescindere da questo dovete fare voi le vostre scelte, secondo voi cos'è più giusto o sbagliato, come per esempio il finanziamento sì o il finanziamento no, come appunto è l'argomento di questo video, è chiaro che il problema nasce quando non riusciamo a pagare, per esempio, la rata del finanziamento, la rata del mutuo, perché si viene iscritti al CRIF, che è un elenco di cattivi pagatori. Questo comporta poi la chiusura da parte di enti che finanziano con prestiti personali, appunto con finanziare, appunto, oppure le banche, vanno a precludere quelli che possono essere dei prestiti o dei finanziamenti futuri, se si viene iscritti all'interno di questo elenco. E ci sono purtroppo in Italia tantissime persone che vivono questa situazione, e addirittura all'interno di questo elenco si viene iscritti e si può essere iscritti già dopo sole due rate non pagate. Chiaramente, se non si salda entro 15 giorni, per esempio, dalla notifica della banca, in questo caso parliamo di banca, quindi non pagate due rate e la banca è tenuta a notificare questa una comunicazione dove entro 15 giorni voi dovete saldare la vostra posizione. E ci sono tantissime persone che non riescono a farlo, e quindi anche per un giorno di ritardo poi cosa succede? Si viene iscritti in questo elenco di cattivi pagatori. E se poi una persona vuole comprare anche un solo telefono da 100 euro, difficilmente gli daranno questa possibilità, proprio perché si è all'interno di questo elenco. La cosa vergognosa, per quanto mi riguarda, è lo stalking che molte società di recupero credito fanno soprattutto verso questi soggetti, che sono nella maggior parte dei casi i soggetti più deboli della società. Chiaramente queste società cosa fanno? Attraverso i propri addetti o del call center, per esempio, stalkerizzano telefonicamente una persona cercando di estrapolare quelli che possono essere 50 euro, 100 euro, facendo credere alle persone di aiutarli o addirittura di farli rientrare in quello che è il debito, ma in realtà state solamente pagando delle commissioni a questi soggetti che in realtà non vi aiutano a cancellare il debito. O addirittura ci sono degli addetti in maniera capillare, anche locale, che vi vengono a trovare al lavoro, sul posto di lavoro. Insomma, sono degli atteggiamenti di stalkerizzazione, se è il termine giusto, che per quanto mi riguarda sono un po' troppo forti e un po' troppo diciamo brutti da vivere, soprattutto per chi vive queste situazioni qui. Quindi una delle cose veramente più brutte è proprio la stalkerizzazione di queste società di recupero crediti, quando si inizia ad entrare all'interno di questo elenco, per esempio della CRIF. Qualcuno addirittura, parlando chiaramente durante il mio lavoro, è contento di non aver mai chiesto un finanziamento. C'è chi vive bene senza finanziamento, c'è chi invece è il contrario a questo modo di pensare, a questo pensiero. Però è chiaro che ognuno di noi ha dei vissuti diversi, quindi c'è chi è più spaventato, c'è chi invece è sempre riuscito a pagare, quindi non ha nessun tipo di problema. È un argomento dove non c'è una risposta secondo me esatta, però ditemi la vostra sotto il video. C'è chi, per esempio, pur di non accedere al finanziamento, anche se se lo può permettere, in molti casi rinuncia proprio per evitare problemi futuri. Casomai preferisci pagare in contanti, addirittura aspettare anche un anno in più, un po' di mesi in più, piuttosto andare in contanti, pagare e non avere mai da dare nulla a nessuno. Può essere anche un modo assolutamente giusto di pensiero, di operare. Addirittura, per quanto riguarda le finanziarie, se il vostro contratto è stato firmato in maniera antecedente al giugno 2015, si può addirittura utilizzare, e questo lo dice la legge, si ha la possibilità di poter saltare, quindi non pagare
addirittura fino a 7 rate, anche non consecutive, senza essere, tra virgolette, perseguitati. Chiaramente senza essere perseguitati per quanto riguarda, per esempio, un pignoramento dello stipendio o un pignoramento dell'immobile, se parliamo di cifre molto grandi. Se parliamo di cifre piccole, non pignorano il bene immobile, ma pignorano dei beni mobili, come può essere per esempio l'auto. È chiaro che le società di recupero crediti vi chiameranno durante questi 7 mesi per cercare di recuperare quegli spiccioli che passano, che riescono ad ottenere attraverso le intimidazioni che fanno al telefono, perché potranno dire vi togliamo questo, vi togliamo quell'altro. Generalmente non lo fanno in questo lasso di tempo, più che altro provano a togliere delle piccole somme. C'è qualcuno che si spaventa, paga da 100 euro, 200 euro, pensando che dal dovuto, se per esempio un soggetto deve dare 1000 euro, pensa che dando questi 200 euro poi debba dare solo 800. In realtà non è così, perché sta pagando più che altro tutto tranne quello che è il suo debito in quel momento. Perché vi ho parlato di questi 7 mesi? Quindi per i contratti firmati, sottoscritti, antecedenti al giugno 2015? Perché dopo c'è la possibilità, dopo questi 7 mesi, in automatico la legge dice che c'è la decadenza del beneficio del termine. Che cosa significa? Significa che ti permette di raggiungere un accordo con la finanziaria, facciamo esempio, o la banca, in un accordo conclusivo del contratto, quindi del prestito o del mutuo. Quindi in sostanza un accordo risolutivo, che può essere un accordo conclusivo in un'unica soluzione o addirittura con una rivalutazione, per esempio, di quello che è stato il prestito, cioè con delle nuove rate, un nuovo importo, con dei nuovi tassi applicati. Addirittura ci può essere anche uno sconto, quindi poi dipende un po' dalla tipologia di contratto, da quello che c'è scritto all'interno, anche se non ci sono queste clausole molto spesso, però è chiaro che poi si può parlare con l'ente, quindi con la banca o la finanziaria, e raggiungere un accordo, proprio perché il contratto in quel momento, per legge, dopo 7 mesi diventa chiuso, concluso. Ok, è chiaro che non diventa concluso, che vuol dire che non dovete dare più nulla, ma a quel punto la palla passa e può passare chiaramente alle società che gestiscono quel credito. Ok, la domanda che mi pongo è: vale la pena ricevere queste pressioni e quindi esporsi con un finanziamento? Quindi vale la pena accendere un mutuo, o vale la pena incagliarsi, tra virgolette, con un finanziamento che in qualche modo abbiamo la possibilità, e c'è la possibilità, di non poter pagare, o di avere comunque un rischio di non poter pagare e di subire successivamente delle pressioni e delle situazioni, soprattutto, che a livello psicologico sono molto importanti, di questo tipo? Ricordatevi che il periodo di cancellazione da banca dati come cattivo pagatore parte da quando risolvete la posizione debitoria, e possono passare anni e addirittura rimanere segnalati. E non so se avete pensato mai agli interessi moratori che ci sono quando capitano queste situazioni. Siccome il debito cresce, qui nasce il vero problema, perché può scattare il decreto ingiuntivo. Qui sopra vi metto il link per il video che trovate all'interno del canale, che vi spiega tutto quello del processo. Se avete vissuto situazioni analoghe all'interno di questo video, lasciatemi un commento e descrivetemi quella che è stata la vostra situazione passata e come vi siete comportati. E se avete bisogno di aiuto, qui sotto trovate un link, un form per esempio per il contatto, trovate un webinar che vi può essere utile per quanto riguarda la cancellazione del debito, vi spiega come potete fare, oppure ci contattate attraverso il form, sempre attraverso il link che trovate qui sotto, che vi porterà sul nostro sito. Io vi ricordo di lasciare un like al video, lasciate i vostri commenti, raccontatemi la vostra esperienza, qual è stata, se è stata positiva o negativa, con le finanziarie, con le banche, come vi siete comportati e come vi hanno trattato. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.